Allora, buon pomeriggio. Intanto mi scuso per ieri che è saltato per ragioni, come dire, familiari del nostro ospite, Giacomo Marramao, è saltato l'incontro sui grandi temi poi della crisi dello Stato-Nazione, insomma, come la globalizzazione anche del diritto abbia in qualche modo sia stata in qualche modo anticipata e prospettata da quel testo che oramai è un classico, diciamo, della letteratura schmittiana, che è il Nomos della Terra, che io credo tornerà anche nella discussione, nella chiacchierata che faremo con Fulco Lanchester, partendo, ripeto, da questo personaggio molto molto contrastato, molto divisivo, che è stato Carl Schmitt, che credo tra l'altro tu abbia conosciuto, sei stato a trovare a Plettenberg, insomma. E Lanchester è un prezioso, importante studioso delle costituzioni comparate, in particolare, diciamo, del confronto fra la Costituzione italiana e quella tedesca, insomma, e quindi a buon diritto, a buona ragione, la figura di Schmitt, grandissimo giurista, grandissimo studioso, diciamo, oltre che, come dire, animato da una visione molto apocalittica, diciamo, della civiltà europea, che considerava in qualche modo al tramonto. Entra a buon diritto, entra per le buone ragioni che vedremo nel nostro dibattito, insomma. Ecco, tra i libri importanti di Lanchester c'è la Costituzione sotto sforzo, cioè il fatto che a un certo punto le Costituzioni, che noi consideriamo un po' come delle strutture permanenti, si stressano, insomma, per ragioni le più diverse. Naturalmente le più importanti sono le crisi politiche, poi, ovviamente, insomma. E in molti casi anche la crisi delle democrazie, insomma. Forse un paradigma, un esempio di scuola è quello che un po' ha dato il titolo all'incontro di oggi, è quello che accadde con la Repubblica di Weimar. Repubblica di Weimar che ebbe vita breve, relativamente breve, dal 1919 al 1932. E lì dentro succedono delle cose che in qualche misura possono essere anche ricondotte a un immaginario che ci interpella molto da vicino, cioè quanto quell'esperienza, sia pure nella sua unicità storica, si può, anche se in forme diverse, ripresentare in una situazione come quella nostra, italiana, ma direi europea e perfino mondiale, dove a rischio sono proprio le democrazie rappresentative. C'è appena, credo, uscito, no, questo libro che, anzi, questo quaderno di studi sulla crisi della democrazia statunitense che Lanchester ha curato insieme a Giuliano Amato. E forse, come dire, anche quella è una prospettiva per capire, visto che si avvicineranno l'anno prossimo le elezioni americane, cosa si può prevedere o cosa lo scenario ci può apparecchiare, ci si può aspettare, insomma. Su Schmitt noi avevamo già fatto un incontro con Marco Tarchi un paio di pomeriggi fa ed era venuto fuori con forza questo tema dei grandi spazi, insomma, che in qualche misura ridisegnano la geopolitica negli anni, diciamo, tra la fine degli anni 40 e la prima metà degli anni 50, insomma, cioè Carl Schmitt è molto sensibile alla, come
come dire, a capire che cosa accade nel momento in cui si è conclusa l'esperienza della Seconda Guerra Mondiale definendo vinti e vincitori. E insieme, forse un testo che altrettanto esplicativo e importante da questo punto di vista, per spiegare questo rapporto Oriente, Occidente, Est, Ovest, è il dibattito che proprio Schmitt tenne con Ernst Jünger nel 1952-53, uscì questo volumetto che vi consiglierei di leggere, oltretutto per la chiarezza e lo stile dei due partecipanti, cioè Jünger, un grande letterato, e Schmitt, grande scrittore, oltre che ovviamente giurista, eccetera, eccetera. Ecco, quel libro riprende in forma più popolare, più, come dire, anche più letteraria, i grandi temi del nomos della terra, insomma. Non so se vogliamo partire da questo oppure partire proprio dall'esperienza di Weimar, da cui... Ma potremmo iniziare prima dell'esperienza di Weimar per Schmitt, perché Schmitt è un giovane cattolico nella Germania imperiale, in cui la maggioranza è costituita da protestanti, non si fa neppure carriera, se non si è protestanti è un figlio della piccola borghesia. Il padre era commesso in un negozio, la madre era sorella di due preti da cui lui è stato aiutato, e si è laureato nella Facoltà di Giurisprudenza di Strasburgo nel 1910, e il suo primo libro è stato Gesetz und Urteil. Ne parlo non per così, citazione, ma perché legge e decisione e sentenza in realtà è la piccola decisione. La grande decisione si introduce alla fine della stabilità del sistema, con la Prima Guerra Mondiale, con la necessità della sopravvivenza dello Stato e dell'ordinamento, e Carl Schmitt non si può dire che di fronte a Jünger sia stato un grande e valoroso soldato, si è fatto riformare nel 14-15 attraverso il suo professore universitario. Parlerò anche di professori universitari, sono professore universitario, c'è questa leziosità, all'ufficio P, all'ufficio politico di Monaco, dove si esercitavano e si controllavano i poteri dell'Ausnahmezustand, ovvero i poteri eccezionali nel sistema della quasi dittatura militare dell'alto comando della Reichswehr. Ecco, da lì nasce la sua libera docenza e il passaggio dalla piccola decisione alla grande decisione. La grande decisione che si ha nei momenti di cambiamento e di instabilità. Carl Schmitt è il assertore di una teoria antipositivistica del diritto, ma non è soltanto un giurista, è un filosofo della politica, è un storico del diritto, è un politologo. Ma come ha dichiarato in una intervista che è stata pubblicata su Quaderni Costituzionali, si sentiva al 100% giurista, perché il diritto non è soltanto diritto, ma è anche, come avrebbe detto qualcuno in Italia, politica congelata.
nel senso che la politica si trasforma in diritto e stabilità attraverso una decisione, che è una grande decisione, che deve essere poi interpretata. Il tema della Costituzione di Weimar, che è un ordinamento che nasce con la sconfitta della Germania e dei imperi centrali nel 1918, con la rivoluzione senza rivoluzione del novembre 1919 e con il pericolo del sovietismo e dei consigli operai e contadini che devono essere evitati anche dalla socialdemocrazia maggioritaria, ecco, la Costituzione di Weimar è la prima Costituzione democratica di massa di tipo sociale, con espansione dei diritti sociali e sicuramente è caratterizzata dal passato. Durante il periodo 1870-1914 la democrazia di massa è penetrata in Europa, si è espansa in Europa attraverso la rivoluzione industriale che era nata in precedenza agli inizi, alla fine del Settecento in Gran Bretagna e aveva pervaso poi l'Europa, ma mentre in alcuni ordinamenti si era sviluppata sulla base di un'omogeneità, per esempio sociale e politica sufficiente, per esempio in Gran Bretagna, in Francia aveva avuto il salto della rivoluzione francese, in Germania dopo le guerre napoleoniche era risultata egemonica la risposta restauratrice della monarchia costituzionale. Ecco, la unità tedesca nel 1871, dopo la guerra franco-prussiana, nasce con un cesarismo di tipo bismarchiano, cioè c'è l'impero, c'è il potere dell'esecutivo monarchico rappresentato da Bismarck, ma c'è anche il suffragio universale, maschile naturalmente, non si parla di suffragio universale in senso stretto, e una delle remore in Germania per il passaggio alla una forma di governo parlamentare basata sulla fiducia del Parlamento all'esecutivo e non sulla mera fiducia del monarca o del Presidente della Repubblica, se si ricorda i tentativi di MacMahon in Francia, e la Parteiensersplitterung, la frammentazione partitica, il fatto che non c'è sufficiente omogeneità, non guardate me né pensate all'Italia del dopoguerra o del primo dopoguerra o del secondo dopoguerra, ma è una situazione simile in Germania con il Centrum cattolico antiprotestante, quindi in Baviera e in altre aree della Germania stessa di cui faceva parte Schmidt, e i socialdemocratici considerati eversori. Di fronte alla Parteiensersplitterung e al pericolo imminente, Schmidt passa dalla piccola decisione esaminata in Gesetz und Urteil all'Ausnahmezustand, il governo dello stato di eccezione e la dittatura militare, e all'analisi nel 17, al romanticismo politico del 1919, alla dittatura del 1921 e in particolare al sono 100 anni alla Geistgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, che detto in termini italiani è la situazione storico-spirituale del parlamentarismo attuale. E in questo volume si parla e si evidenzia come le democrazie di massa
non possono più basarsi sul parlamentarismo liberale oligarchico, ma debbono basarsi, come aveva intuito anche Max Weber nel 1919 per la Costituzione di Weimar, su elementi di tipo plebiscitario che investissero l'esecutivo e lo stabilizzassero di fronte alle centrifugazioni del sistema. Guardate che tutti questi temi affrontati da Schmitt nel 1923 sembrano molto la proposta Renzi luglio-agosto 2023, oppure quello che la senatrice Casellati sta ipotizzando per l'elezione diretta del capo del governo, anzi del presidente del Consiglio. E in questo senso l'opera schmittiana, prima di dedicarsi nel periodo successivo al nazismo militante 1933-36 ai grandi spazi, prima europei, poi internazionali, al nomos della terra, si basa sul problema della riforma istituzionale, di Revolution von oben, la rivoluzione dall'alto, non la rivoluzione dal basso. E sotto questo punto di vista si concentra Carl Schmitt sulla dittatura commissaria in periodo di difficoltà eccezionali ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione di Weimar, intestati al Presidente della Repubblica, e cioè chi è il custode della Costituzione, chi è il tutore, meglio, della Costituzione, il Hüter der Verfassung, il tutore della Costituzione e il Presidente della Repubblica. E un altro giurista austro-tedesco, nato a Praga ma cresciuto a Vienna universitariamente, spostatosi poi in Germania fino al 1932, Hans Kelsen, diceva: il vero tutore della Costituzione è il Presidente della Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale. Ecco, di fronte a questa alternativa, Schmitt è per i governi presidenziali e dal 1930 diventa il Kronjurist, ovvero il giurista della corona, dei governi presidenziali, non Brüning ma von Schleicher e von Papen, fino ad arrivare al dicembre 1932, in cui la situazione si avvita, e nel gennaio, il 30 gennaio 1933, Schleicher nella sostanza viene sconfitto, che era il suo mentore, con von Papen, e l'incarico di cancelliere viene dato a Hitler, Adolf Hitler, che, badate bene, non abroga la Costituzione di Weimar. No, neppure con l'Ermächtigungsgesetz, con la legge sui pieni poteri del marzo 1933, dopo l'incendio del Reichstag, in realtà stabilisce quella che è una dittatura commissaria, tant'è vero che l'atto dice che questi poteri possono essere esercitati solo finché c'è il governo Hitler. Poi si ritorna alla Costituzione ordinaria, e in questo senso Carl Schmitt, che aveva sviluppato tutta una linea politica per arrivare nella contrapposizione fra legittimità e legalità alla governo del Presidente e alla trasformazione della Costituzione di Weimar in senso, chiamiamolo,
totalmente presidenziale per Geim, addirittura un ritorno quasi alla monarchia costituzionale del periodo imperiale, diventa nazista. E qui c'è il problema di che cosa fanno gli intellettuali, come si accostano, come modificano le loro posizioni, ma gli intellettuali, ma mi sto dilungando troppo. No, volevo due cose che tiro dal tuo discorso, due fili. Uno, che in qualche modo quella costituzione di Weimar, che è un cambiamento radicale rispetto, come dire, allo scenario guglielmino, insomma, la monarchia guglielmina, in qualche modo però pone le premesse poi perché venga considerato legittimo il passaggio, diciamo, come dire, dittatoriale nel momento in cui Hitler diventa cancelliere. Questa è la prima cosa, insomma. Cioè, come se quella Costituzione, l'articolo 48 che tu citavi, potesse in qualche modo autorizzare, legittimare, come dire, lo stato di eccezionalità. Questa è una cosa. Poi la seconda cosa è invece su Kelsen e Schmidt, cioè questa coppia di opposti, diciamo, no? Insomma, il fatto che Kelsen è per la democrazia parlamentare e Schmidt, come dire, ne svuota le funzioni e ne vede tutta la crisi. No? Tu hai parlato a un certo punto della Costituzione di Weimar come di una Costituzione postmoderna, quasi a voler intendere che era talmente tutto frammentato che era quasi impossibile riuscire a trovare una sintesi dei valori politici interni a Weimar stessi, insomma. Ma la questione di Kelsen pone poi la questione che Carl Schmitt mette sul piatto, cioè c'è un fondamento alla norma o la norma è soltanto decisione? Argomento che tu hai, la grande decisione, quella alla quale tu hai fatto riferimento. E lì si apre un problema serio, insomma, cioè quanto poi fondamentalmente fosse irrazionale. Schmitt parlava di miracolo, no? A proposito della legge che si fonda non c'è una Grundnorm, ma c'è una decisione alla base. La decisione è. Sì, se mi permetti di intervenire sul secondo, Schmitt non può essere giudicato nel suo complesso se non nelle varie fasi della sua lunga vita. È morto a più di 95 anni, nel senso che in un periodo, quello degli anni 20, inizio degli anni 30, è stato decisionista. Poi ha assunto i caratteri istituzionalisti anche di Oriù, e quindi c'è istituzionalismo, decisione e norma. In realtà il tema è che il nomos è diverso dalla legge. La legge è un prodotto dell'ordinamento, mentre il nomos è qualche cosa di pregiuridico. A questo punto, per il decisionismo, ripassiamo alla prima parte della domanda di Gnoli, e cioè Schmitt, che era un conservatore
dice nel 1900, alla fine degli anni 20, lui era particolarmente collegato con la figura di Donoso Cortés, che è stato un intellettuale, un giurista e un politico spagnolo nel periodo delle guerre carliste. E sostiene in sostanza questo. Nel momento in cui Donoso Cortés, e lo dice Schmitt e quindi vi si immedesima, nel momento in cui Donoso Cortés non si rende conto che il principio di legittimità tradizionale non funziona più, allora sceglie la dittatura. Un cattolico come Schmitt gioca su questo per evidenziare che il passaggio dalla legittimità tradizionale alla legittimità contemporanea non può che passare attraverso la dittatura. Però Carl Schmitt è una persona che gioca. Nel 1928 pubblica la dottrina della Costituzione, la Verfassungslehre. Lui, che è un conservatore cattolico, ma anche al di fuori della Chiesa, emarginato dalla Chiesa, parlano male di lui nel Partito del Centrum perché si è sposata con una croata e due volte, quindi per la Chiesa cattolica è sostanzialmente bigamo. Ebbene, nel 1928 redige un volume, in sostanza una teoria della Costituzione adatta ad un ordinamento liberal borghese. Siamo nel 28, c'è la stabilizzazione anche del sistema politico-costituzionale ed economico tedesco. Nel 1930, dopo la crisi del 29 negli Stati Uniti d'America, i disoccupati in Germania crescono fino ad arrivare a 6 milioni. Il nazismo arriva anche per ragioni di questo genere. Il nazismo e il comunismo, cioè i partiti estremi, si rafforzano in movimenti di situazione difficile dal punto di vista economico. Ecco, c'è l'impostazione di Schmitt per il potere del Presidente e dell'articolo 48 in periodo di difficoltà politico-economiche. Nel 1958 René Capitan, uno dei costituzionalisti gollisti, va da lui, e lui lo dichiara, Carl Schmitt, per interrogarlo sulle soluzioni della nuova Costituzione che Debré, il ministro degli interni di De Gaulle, stava redigendo nell'estate del 1958. E l'articolo 16 della Costituzione del 58, quella di De Gaulle, quella che ancora vige in Francia, e in pratica ha molte somiglianze con l'articolo 48. Quindi anche le regole dell'articolo 48 possono essere considerate in maniera differente a seconda della situazione storico-spirituale del momento. Quanto poi la Costituzione di Weimar, la Costituzione di Weimar, secondo Paolo Grossi, che è morto l'anno scorso, Presidente della Corte Costituzionale ed eminente storico del diritto, la Costituzione di Weimar sarebbe il primo esempio di Costituzione postmoderna, anzi non postmoderna, ma postmoderna senza la T. Questo era un suo vezzo. In realtà le Costituzioni postmoderne sono quelle del diritto costituzionale democratico di massa che sono da
un lato rigide ed hanno per la loro applicazione corte costituzionali. A Weimar non vi era una corte costituzionale propriamente detta, aveva dei compiti per il rapporto centro-periferia ed altri tipi di competenza. Ecco, sulla scorta di Weimar si formano nel secondo dopoguerra, tra il 45 e il 49, le costituzioni postmoderne, che sono quella italiana e quella tedesca del 47-49. 48-49 se si considera l'entrata in vigore, ma sono 47-49, quella italiana e quella tedesca. E bisognerebbe esaminare il problema dei paesi sconfitti, come si ristrutturano, c'è anche il Giappone. Il paese sconfitto a metà, ma che non si dichiara sconfitto, è la Francia, che approva una Costituzione senza decisione, la Costituzione della Quarta Repubblica nel 1946, e che, come diceva Raymond Aron negli anni 40, questo sistema e questa Costituzione può durare ma non può innovare. È un refrain che evidenzia come Weimar sia una ipotesi, quasi un modello per l'instabilità del sistema, per cui bisogna costruire degli strumenti di democrazia protetta, la Wehrhafte Demokratie tedesca del 49, tuttora vigente, il Grundgesetz, ovvero la Streitbare Demokratie, la democrazia che combattente. E quando vedete riapparire questi elementi vuol dire che c'è un problema. Ma il dottor Gnoli ha evidenziato questo volumetto come importante, il nodo di Gordio, che poi si collega al tema sia delle stabilità interne degli ordinamenti, sia al problema del quadro e dell'ambito geopolitico in cui ci situiamo. Le crisi sono date anche da fenomeni di politica estera. Noi crediamo di poter decidere autonomamente, ma è il contesto geopolitico che ci caratterizza. E Carl Schmitt, Kissinger qualcosa deve avere anche lui letto di Carl Schmitt, in realtà riteneva che l'equilibrio, lo ius publicum europeum, il diritto pubblico europeo, si fosse stabilizzato, formato e stabilizzato con lo Stato moderno, costruito come istituzione storicamente situata nel periodo tra il XV e il XVI secolo, con la pace di Vestfalia, ovvero con l'equilibrio fra gli Stati. E tant'è vero che una delle critiche che viene fatta da Schmitt già nel 18-19, ma poi anche nel 1946 e anni successivi, è contro l'idea di una copertura internazionale, di un diritto internazionale che regoli il sistema sulla base di quello, per Carl Schmitt, dell'egemonia di una superpotenza. E in realtà questo libretto, il nodo di Gordio, che vede uniti Ernst Jünger, decorato della medaglia d'oro tedesca durante la Prima Guerra Mondiale, un ardito, si potrebbe dire, non un Vannacci, ma un ardito,
con la decorazione pour le mérite, ma anche un fine scrittore, romanziere e analista, considera la contrapposizione Oriente-Occidente come una riproposizione di una tendenza della storia, ma da superarsi attraverso quello che potrebbe essere considerata la Società delle Nazioni, l'ONU e via dicendo. Carl Schmitt, che questo non approva, vede invece prima la contrapposizione terre-mare, di cui avrete parlato, tra ordinamenti terragni e ordinamenti marittimi. È uscito un volume sulla geopolitica marina in Francia per la PUF quest'anno, e si evidenzia sotto questo punto di vista come la sua prospettiva sia quella, se la si legge con gli occhi di oggi, per un rafforzamento del quadro di equilibrio fra i continenti. E il continente europeo, se io lo traduco con i miei valori, dovrebbe essere riunito sotto una Unione Europea che abbia la sovranità e l'indirizzo di politica estera e militare e non soltanto temi di tipo economico. Ecco, questo è il senso della contrapposizione del volumetto che è uscito tra, sono due saggi, uno del 53 di Junger, l'altro del 55 di Schmitt, Il nodo di Gordio, che è una rappresentazione della decisione. Cosa fa Alessandro? Taglia il nodo di Gordio che in, non è dissolvibile. Se mi permette, Gnoli, vorrei dire che il nostro più grande giurista del Novecento, della seconda metà del Novecento, Costantino Mortati, che è uno dei padri fondatori della Costituzione italiana e di cui la fondazione che io presiedo amministra l'archivio, scrisse un saggio nel 1942 su il Gladio di Roma, che aveva tagliato il nodo gordiano dei partiti. Schmitt aveva avuto, come confessa Costantino Mortati, anche un allievo particolare, molto intelligente, in Costantino Mortati in Italia. A questo proposito di Costantino Mortati, si ricorda soprattutto, come dire, il contributo a questa idea della Costituzione materiale, no? Cioè il fatto che quello che noi ci rappresentiamo più o meno idealmente nella Costituzione scritta, poi trova tutta una dialettica diversa nel rapporto, potremmo dire, nel confronto a volte aspro, a volte perfino, come dire, violento, tra il politico e il giurista, insomma, cioè quello che il giurista difende, il politico cerca di trasformare sulla base, diciamo, di una situazione presente, insomma. Di qui, come dire, una lenta ma anche significativa trasformazione, cioè la Costituzione materiale e la Costituzione non scritta, se non nelle scelte, se non nelle scelte poi del presente. Questa è un'idea che gira in Italia negativa della Costituzione. No, non necessariamente negativa. Della Costituzione in senso materiale, ma l'idea di Costantino Mortati, sulla base anche dell'istituzionalismo romagnano, era quello di giuridicizzare la politica, il politico. Sì, però. Anche Crisafulli, che tutti considerano come alternativo a Mortati, e non lo è perché sono della stessa
stessa scuola, la vengono dalla scuola di, Santi, di Panunzio e Luigi Rossi, ma naturalmente Crisafulli Santi Romano. In un saggio del 1939, in studi Orbinati sull'indirizzo politico, stabiliva che c'è una nebulosa in cui la politica si trasforma in diritto. E poi c'è il problema, appunto, fra la legge e il nomos, fra la legge e il diritto. La legge è fatta dagli, dai singoli ordinamenti, dai singoli regimi, a seconda della loro natura, ma poi c'è il diritto, che è qualcosa di precedente. E qui è tutta la discussione settecentesca. Costantino Mortati, quindi, sulla base della teoria della Costituzione materiale, che ha una sua radice tedesca, con la Salle. La Salle, nelle sue conferenze del 1862, è un precursore del movimento socialdemocratico, diceva: che cos'è la Costituzione tedesca? La Costituzione prussiana, scusate. La Costituzione prussiana è l'esercito di Sua Maestà. Che cos'è la Costituzione prussiana? E sono le fabbriche e gli industriali del paese. Che cos'è la Costituzione prussiana? Sono i burocrati. Tant'è vero che quando Carl Schmitt nel 1932 scrive Legalità e legittimità, si pone il problema della trasformazione con una rivoluzione von oben, con una rivoluzione dall'alto delle strutture weimariane che non funzionano, ma si rende anche conto che, come nel 1918 le riforme precedenti alla rivoluzione di novembre non erano riuscite ad attecchire, il problema da un lato è l'anarchia internazionale, dall'altro è la debolezza della burocrazia e dell'esercito. Sono i tre punti fondamentali, e il punto fondamentale per Schmitt nel periodo post-nazista è quello del nomos della terra e del diritto internazionale e del superamento dello Stato. Lo Stato è un'istituzione, si diceva, storicamente situata. È il politico che viene prima, c'è con lo Stato e viene, rimane dopo lo Stato. Quindi è sotto questo punto di vista che bisogna vedere i fenomeni e interpretare anche i fenomeni di globalizzazione e di internazionalizzazione all'interno della nostra realtà contemporanea. Tu hai ragione nel situare Schmitt in diversi momenti, che non sono tutti uguali, insomma. Io non direi che c'è un'evoluzione, c'è una presa d'atto delle situazioni che Schmitt, da acutissimo lettore delle cose che accadono, registra, insomma. Però restano alcune suggestioni che poi sono state riprese anche in sede, per esempio, nell'ambito della sinistra italiana, insomma, cioè fece quasi scandalo l'idea che un autore di conclamate convinzioni naziste, perlomeno per un certo periodo, come Lanchester ricordava, dal 33 al 36, 37, poi lo metteranno un po' in difficoltà, ma lui ha sempre avuto, come dire, una protezione da parte di Göring, insomma, che non era poco, insomma. Ecco, come un autore nazista o di diciamo parzialmente nazista potesse essere assimilabile a una cultura che veniva da versanti opposti, cioè quelli del marxismo, insomma. Ci sono delle cose interessanti, perché se pensate cosa accade fra le due guerre,
alla crisi del liberalismo e il modo in cui sia da sinistra che da destra muoveranno, che un caso insomma, esemplare Delio Cantimori, no? Insomma, la sua sì, posizione. Ma... Però fammi dire una cosa che poi diventa una domanda. Che cosa attrasse, cosa attirò l'attenzione del marxismo in quel momento in crisi? Cioè il grande tema dell'amico-nemico, il grande tema della decisione, insomma. Ma che cos'era l'egida sotto cui questa roba si poteva collocare, se non il grande tema della violenza, insomma, no? Quando negli anni 20 Walter Benjamin, come dire, dialoga con Schmitt e scrive quel saggio, quel breve saggio sulla violenza, insomma, è come se avesse in mente qualcosa che Schmitt stava incubando, insomma, in quel momento. Allora, questo tema della violenza e quindi il tema della forza, insomma, della forza che non è legittima, ma allora il problema di come renderla legittima, Schmitt se lo pone, come dire, alla luce anche delle considerazioni di Paolo di Tarso, insomma, e cioè del fatto che ci occorre un potere che freni, insomma, il caos, un potere che freni l'anarchia in corso, una violenza che risponda a un'altra violenza, insomma. Questo è stato il tema, secondo me, sul quale si è misurato negli anni 70 e 80, alla luce anche di quel libro importante, poi, che era Le categorie del politico, dove Miglio e Schiera raccoglievano un po' alcuni saggi importanti dello Schmitt degli anni 20 e 30. Il tema, per esempio, doveva essere presente, e l'avrei già ricordato qui, Mario Tronti, che è scomparso poche settimane fa. Ecco, perché una parte della sinistra ha fatto convergenza nella rinascita, nella renaissance schmittiana degli anni 70 in Italia. Cosa straordinaria, perché in Germania veniva considerato come un appestato, un lebbroso. Io ho organizzato nel 1986 un convegno sul pensiero giuridico di Carl Schmitt alla Sapienza con Carlo Roersen, e ho curato poi gli atti su Quaderni Costituzionali, e riuscimmo, guarda caso, ad avere, non ci riuscì sicuramente, io ero un giovane associato, piovve dal cielo, ad avere l'alto patronato della Presidente della Repubblica, che si chiamava Cossiga. Quando i miei amici tedeschi lo seppero, mi dissero: ma non è possibile. Dopo il 1979, 89, in Germania si è sdoganato Schmitt anche. Allora, il problema è, per rispondere alla domanda precisa di Gnoli, perché la sinistra, perché la destra? La destra, diciamo, Gianfranco Miglio, già fin dal 1964, fin dalla prolusione all'anno accademico della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica, lui faceva il preside, sostenne che il sistema politico italiano non funzionava, e le sue soluzioni erano quelle dello sbrego, saranno alla fine degli anni 80, tra l'87 e l'88, ma erano quelle dello Stato amministrativo, che è una delle soluzioni schmittiane, lo Stato dei giudici, lo Stato amministrativo, lo Stato legislativo. E la polemica contro la partitocrazia. Adesso non ci sono più i partiti, ma ci sono movimenti e individui che plebiscitariamente raccolgono il consenso, fluttuante e sempre calante. Ma allora c'erano i partiti organizzativi di massa che negli anni 60 incominciavano progressivamente ad andare in crisi. Ecco, il tema da destra era questo, era la riforma gollista
che veniva portata avanti dal 58-60 dal Miste di Giorgio Almirante, ma anche dalla nuova formazione per la nuova Repubblica di Pacciardi. Quindi era il gollismo, ma in Italia, come diceva Gaetano Mosca nel 1899, le riforme importate da altri paesi possono essere interpretate in maniera molto peggiore che in quei paesi, nei paesi di origine. A sinistra il problema della socialdemocratizzazione dei partiti operai poneva il problema della, virgolette, rivoluzione, chiuse le virgolette, del cambiamento totale che poteva portare anche alla violenza. Mario Tronti non l'ha mai portata avanti questa soluzione, ma sia in Francia che in Italia e in altri paesi europei si è ipotizzato l'idea dell'autonomia relativa del politico. Nikos Poulantzas ha scritto un volume seminale agli inizi degli anni 70 sull'autonomia del politico, nel senso che anche un marxista che considera il politico come una soprastruttura del modo e dei rapporti di produzione, quando nella lotta di classe vi sia un momento di incertezza e non c'è nessuno che prevale, prevale il momento del potere esecutivo e del politico. Ecco, su questa base, a destra c'è una ripresa di Schmitt e a sinistra c'è il suo sdoganamento. Schmitt però è un autore che politicamente può essere considerato un opportunista, e lo è sicuramente, è stato sicuramente un cattolichetto antisemita, se si leggono i suoi Tagebücher, il suo diario giornaliero, si rabbrividisce, ma non, e aveva molti amici ebrei, israeliti, e tuttavia in un certo periodo, universitariamente parlando, ha utilizzato lo schema antisemita per farsi largo. Tuttavia Carl Schmitt supera questi livelli e ci pone il problema della storicità delle istituzioni statuali, della loro difficoltà nell'ambito della globalizzazione e soprattutto della difficoltà di gestire gli ordinamenti democratici nell'era della globalizzazione, dove il politico non ha più le armi per incidere e ci sono le reazioni populiste contro la globalizzazione. Ci sono recenti volumi che dicono che destra e sinistra in realtà non ci sono più e che in realtà il problema è quello dell'antiglobalismo per andare chissà dove. Adesso, dopo il 2008 e soprattutto dopo il 2014, c'è un processo di riglobalizzazione, che vuol dire che siamo di nuovo al noi contro loro, senza, perché si sta spostando l'asse geopolitico dall'Atlantico al Pacifico, dall'Atlantico euroamericano al poi divenuto amero-europeo, all'asse nippo-americano e adesso all'asse sino-americano. Ma su questo problema Schmitt ci dà più da pensare e più da riflettere di quanto possano dare altri giuristi, diciamo più formalisti e meno luciferini.
è la fecondità di un pensiero che può infiammare e bisogna starne attenti, insomma, prendere le distanze, ma al tempo stesso catturarne anche, come dire, la fecondità. Io non so se c'è qualche domanda da parte del pubblico, così allora prima sentiamo, facciamo passare questa campana. Abbiamo 10 minuti, poi chiudiamo l'incontro. Vuoi acqua? Sì, grazie. Volevo chiederle come vede il presidenzialismo in Italia, un eventuale presidenzialismo in Italia. Un elemento teologico. No, aspetta, c'è. Allora, rispondo prima alla domanda. La Costituzione del 1948 è una Costituzione che introduce in Italia una democrazia costituzionale e sociale. L'Europa ha ridotto la socialità e gli articoli di progressiva superamento delle diseguaglianze, ma portandole anche sulla base dei vincoli di bilancio. Questa Europa, facciamola finire, perché la costruzione invece della democrazia italiana, come quella francese del 1946, era basata sulla contrapposizione fra forze molto diverse fra loro, che avevano riconosciuto la pericolosità del conflitto e soprattutto la pericolosità dell'eccessiva decisione. Era un superamento della liberal democrazia 19-22, ma nello stesso tempo il superamento del periodo dittatoriale dello Stato autoritario a tendenza totalitaria fascista. La forma di governo era ed è caratterizzata da poco potere al centro e molti contropoteri in periferia. Sin dagli anni 50, dalla seconda metà degli anni 50, si sono alternate ipotesi per il rafforzamento dell'esecutivo, in particolare come ho già detto, il presidenzialismo, che poi è una forma da ritorno ad ottobre, da bocciatura al primo colpo, ad una forma di governo presidenziale con elezione diretta del capo dello Stato, o di semipresidenzialismo, che può essere considerato una forma di governo parlamentare con elezione diretta del capo dello Stato e mantenimento del Presidente del Consiglio. In una situazione in cui non ci sono partiti strutturati, una soluzione di tipo presidenziale può essere pericolosa, così come può essere pericolosa, ancora più pericolosa, l'elezione diretta del Presidente del Consiglio o del Premier, l'idea del premierato, che è un'ipotesi alternativa nel 1900 a quella gollista del 1958 portata avanti da Mendes France prima, che è stata applicata in Israele nel 1995-96 e rettificata per il ritorno ad una forma di governo parlamentare. In sostanza, dopo l'episodio del 1848, la Seconda Repubblica Francese, in Europa non c'è mai stata una Repubblica presidenziale.
di tipo americano. Ora, la Repubblica presidenziale di tipo americano, molti costituzionalisti dall'Ottocento in poi l'hanno sempre considerata come qualcosa di straordinario, di inspiegabile, perché è fatta in maniera che se c'è un momento di crisi come quello che si sta originando in questi anni, il sistema si blocca. Cioè, se la necessità, gli Stati Uniti l'avevano questa caratteristica, di una cultura politica tendenzialmente omogenea, la cultura WASP, la cultura White American Protestant. Ed è questo che non esiste, che si è indebolito negli Stati Uniti d'America. Ma in Europa, dopo il 1848-1851, il colpo di Stato di Luigi Napoleone Bonaparte, il 18 Brumaio, il 2 dicembre del 1851, non c'è stato un sistema che abbia adottato l'elezione diretta del capo dello Stato con poteri anche di governo. Il tema invece delle ipotesi Renzi, perché subito dopo ci sarà una domanda sull'ipotesi Casellati e Renzi, dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio, è una trasformazione incisiva. Il professor Enzo Cheli sulla stampa di ieri o l'altro ieri ha evidenziato come sia eversiva. È stata posta in evidenza negli anni 90 sulla scorta del caso israeliano e dell'elezione diretta del sindaco soprattutto Mario Segni e dal gruppo dei Fucini. In questo periodo il Presidente del Consiglio Meloni, sia ben chiaro, ha sposato l'elezione diretta del Presidente del Consiglio o del Premier piuttosto che il presidenzialismo elezione diretta del Capo dello Stato, soltanto che non è una decisione limitata, è una decisione estremamente incisiva che investe tutta la seconda parte della Costituzione e soprattutto indebolisce il Capo dello Stato, che, e concludo con questo, a differenza di Weimar, non è contrapposto alla Corte Costituzionale, ma Kelsen e Schmitt negli ultimi 10-15 anni in Italia sono andati a fianco, Corte Costituzionale, elemento di garanzia, organo di garanzia esterna, e Presidenza della Repubblica, organo di garanzia interna, sono andati di concerto. Quello che potrebbe succedere, non sappiamo ancora il meccanismo, è molto pericoloso. E mi scuso per la lunghezza, ma la domanda era interessante. E la cosa è molto complessa, però vorrei prendere una parte, no? Quella parte che si diceva all'inizio, fra la caratteristica chiaramente del rapporto della Repubblica di Weimar, e certamente noi non possiamo definire la sua fine, perché la Repubblica di Weimar è stata sospesa nel nazismo, no? C'è un bel libro, quello di Agaben, Lo stato di eccezione, che ci spiega che un determinato momento la Repubblica di Weimar è stata sospesa, come che il fascismo ha sospeso lo statuto albertino. Questa sospensione che a me incuriosisce, in quanto una cosa si può anche eliminarla, perché la dobbiamo sospendere, vuol dire che la Repubblica di Weimar non è una cosa che si può sospendere o eliminare o qualcos'altro, è una cosa che rimane. Perché rimane una cosa così, che evidentemente fa storia anche se eliminata, però, perché mi sembra che non è stata superata dopo dal contesto che viene fuori sia nel nazionalsocialismo e poi nel fascismo, ma addirittura anche nella sinistra. Cioè, perché la Repubblica di Weimar sosteneva delle cose che evidentemente
all'interno io ho studiato quel passaggio anche sulla Rosa Luxemburg, no? Che nella Repubblica di Weimar ha scritto l'accumulazione del capitale, dove che all'interno di quello c'era la possibilità di interpretare la società, perché Marx era morto mica da tanti anni, no? Che il problema dell'avvento del socialismo non poteva venire da subito come pensava qualcuno, anche i spartachisti non avevano capito questa cosa, però il problema c'era, che parliamo sempre in una situazione di capitalismo qui, sia nella Repubblica di Weimar. Ho capito. E allora, finisco, a questo punto giustamente Antonio poneva un problema e diceva il potere che frena, e Massimo Cacciari ha scritto un libretto che si chiama Il potere che frena. E parlava giustamente, al di là che parlava che Carl Smith poneva il problema della teologia politica. La finalità di tutto questo, chiaramente, cosa comporta? Che tutti gli aspetti giuridici, formali, costituzionali, sembrerebbe quasi, io accenno, a un potere che frena, un qualche cosa che sta per avvenire. Perché il Catechon, stabilito nel libretto di Cacciari, che poi è una similitudine con Paolo di Tarso, no? Col Catechon, il problema è che deve venire un qualche cosa che non sappiamo come e quando avvenga, ma perché non avviene, noi lo freniamo. In questo frenare, cosa freniamo? Un qualche cosa che evidente sta avvenendo e che nella Repubblica di Weimar già si sosteneva in certe situazioni attraverso l'analisi marxista della società, oppure le altre analisi, comprese quelle che vengono dopo, sono analisi che frenano perché non sono in grado di interpretare il capitalismo come è stato interpretato da Marx per quanto riguarda le proprie finalità, che non è il socialismo così utopistico come si pensa di credere. Allora, posso rispondere? Prima di tutto... Il problema del freno io lo interpreto nell'ambito del costituzionalismo. Il costituzionalismo nell'ambito della Costituzione moderna e non medievale è un limite al potere ma anche partecipazione. Sì, questo però il costituzionalismo ha una serie di sviluppi tutto affatto particolari. In secondo luogo, lei parla della Costituzione di Weimar e del fatto che è rimasta appesa al filo, nel senso ibernata, così come lo Statuto Albertino. La differenza fra lo Stato totalitario nazista e lo Stato autoritario a tendenza totalitaria fascista è questa, che l'evoluzione statutaria dal 1848 al 1922 si è svolta in un certo modo, dal liberalismo oligarchico alla liberal democrazia. Nel 1922 è assunto al potere Mussolini, ma solo nel 25 ha dichiarato il 3 gennaio il sistema di tipo autoritario, e nel 1924-25 fino al 29 c'è stata una legislatura costituente con una serie di innovazioni costituzionali che in una costituzione, in uno statuto flessibile e quindi estremamente elastico, sono stati digeriti all'interno del compromesso monarco-fascista con il 1929 la Chiesa Cattolica, che è venuta a supportare parzialmente con il concordato il sistema. Il sistema dello statutario ha scricchiolato ed è stato il suo momento di rottura nel 1938 con tre elementi fondamentali. Primo, la legge sul maresciallato dell'impero, in cui il re e Mussolini erano stati nominati primi marescialli dell'impero. Non mi dilungo sul problema interpretativo perché vi è implicato Santi Romano. Secondo, le leggi razziali
del settembre-novembre 1938. Lo statuto era nato per la libertà dei cittadini, sarà stato oligarchico, sarà stato monarchico costituzionale, ma Carlo Alberto aveva attraversato il Cicino prendendo la bandiera tricolore con lo stemma sabaudo, ma nello stesso giorno, passando il Ticino, aveva sottoscritto la emancipazione non solo dei valdesi 2 mesi prima, ma degli israeliti che erano stati inseriti come cittadini ordinari. Ecco, 1938, seconda frattura che fa dire che lo statuto stava collassando, più che nel 25. Terza frattura, la sostituzione della Camera dei Deputati con la Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Allora, le Costituzioni hanno, siano rigide o flessibili, ma hanno un livello di elasticità. Questa elasticità raggiunge un punto di snervamento e poi di rottura. Il punto di snervamento e di rottura, al di là della formale mantenimento della Costituzione di Weimar, è giunto con l'Ermächtigungsgesetz del marzo 1933 in Germania. Mentre in Italia si può discutere se sia stato superato nel 1938. Tant'è vero che il 25 luglio 1943 un voto del Gran Consiglio del Fascismo ha ridato in mano la palla al capo dello Stato, che l'aveva tenuta lontana da sé. Bene, rapidissimo, perché siamo... Noi stiamo discutiamo di storia, però credo che ci siano problemi attuali che devono essere oggetto di riflessione. Noi abbiamo una bellissima Costituzione, considerata la più bella Costituzione del mondo, però non abbiamo ancora applicato un articolo molto importante, l'articolo 49. Noi siamo l'unica democrazia in Europa che non ha una legge sui partiti politici. I partiti politici non hanno alcuna norma. Di conseguenza assolutamente necessario che ci sia una soluzione di questo problema. Nessuno pare se ne sia accorto, abbiamo avuto in Parlamento un partito politico che si chiama Forza Italia, che per 20 anni non ha fatto un congresso. 20 anni. Allora, è questa democrazia? Io credo che la democrazia in Italia abbia subito un processo di deterioramento e su questa è necessaria una riflessione collettiva. Questo non è una risata sull'intervento molto interessante e molto opportuno, ma è una risata tragica sulla situazione appunto della rappresentanza. Allora, negli anni 70 si evidenziava che il circuito democratico si basava sull'articolo 1 della Costituzione, l'articolo 48, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, articolo 48, sono elettori tutti i cittadini, e cioè la forma rappresentativa con l'articolo 75 della Costituzione, la decisione diretta attraverso referendum, e soprattutto l'articolo 49 della Costituzione che stabiliva che l'intermediazione fra elettori e assemblee rappresentative fosse svolto dai partiti politici. Il tema dell'articolo 49, che in realtà non è stato redatto se non in forma aperta nel 1947, a differenza con l'articolo 21 della Costituzione tedesca, del Grundgesetz tedesco, sta nel fatto che i partiti che componevano l'Assemblea Costituente e che hanno fatto il patto costituzionale non si fidavano l'uno dell'altro.
Togliatti si alzò in assemblea costituente e disse, di fronte alle ipotesi di valutazione della democrazia interna e delle finalità esterne dei partiti, piano, non si può fare. Negli anni 70, negli anni, Sturzo ha fatto delle ipotesi sulla legge sui partiti, Timana Regnini ha parlato di partitocrazia, negli anni 70 e 80 si sono succedute ipotesi di riforma dello statuto dei partiti, dell'articolo 49, anzi di applicazione dell'articolo 49, come lei ha detto, ma poi i partiti si sono quasi estinti. Adesso ci sono i partiti personali, non ci sono gli partiti organizzativi di massa, come una volta, con vita sezionale e altro tipo di partecipazione. Adesso non c'è più il voto di preferenza, non ci sono più le possibilità per gli elettori di scegliere e selezionare. Negli anni 2000 si è cercato di fare qualcosa, però lei ha ragione, ma è l'unica cosa che non si può chiedere ai partiti rappresentati in Parlamento, cioè di decidere su se stessi. Dovrebbe farlo qualcun altro, e questo è un pericolo. Bene, ringraziamo quelli che hanno resistito, alcuni sono andati via. Vi ricordo che domani concluderemo questo breve ciclo schmittiano con Elettra Stimilli e parleremo dell'antisemitismo di Schmitt, ma anche del fascino che quest'uomo subiva e ha subito del pensiero ebraico, insomma, e rappresentato da alcuni, incarnato o interpretato da alcuni grandi esponenti come Taubes e Walter Benjamin. E tutto questo dentro un discorso che dovrebbe in qualche modo mettere a fuoco uno dei punti principali, diciamo, della riflessione schmittiana, quello della teologia politica. Espressione molto enigmatica, ma domani proveremo a scioglierla. Grazie dell'attenzione.